Buongiorno, allora, nuova location. Ogni volta che faccio un video c'è una location diversa, sembro una nomade, in effetti un po' è così. Comunque oggi siamo a Firenze e vi porto con me, andiamo a mangiare una cosa molto buona, il lampredotto, e forse, o forse andiamo da un'altra parte, la vediamo a che ora apre, perché non sono convinta di riuscire ad arrivarci in tempo. C'è questa cosa che i posti buoni del Lampredotto, che fra l'altro vi metto in info box perché ormai siamo espertissima e li ho letti tutti, vorrei andare in tutti, però sono sempre chiusi quando ci voglio andare io. E quindi devo fare in fretta e cercare di prepararmi il volo e provare. Ora vorrei andare da Aurelio, credo, che ho visto nel video di Francesco Zini, che dice essere il più buono. Allora, chi sono io per cercare di metterlo, insomma, in cattiva luce? Dobbiamo andare lì e provare. Quindi mi lavo, mi vesto e usciamo, ci facciamo un giretto a Firenze e poi stasera proviamo una roba particolare da mangiare. Sarà una giornata culinariamente interessante, poco dietetica, interessante. E benvenuti nella mia umile dimora mensile, cioè di questo mese. Allora, partiamo dalla cucina. La cucina è una figata. Con lucine, vabbè, qui c'è la mia plastica, però non ci facciamo troppo caso. Forno, che è una figata, con residui di treccia. Voilà. E grande tagliere, questo ce l'ho uguale a casa, è quello dell'IKEA, lo riconosco, soltanto che a casa mia io non so dove metterlo, è stato un acquisto pessimo. Caffettiera montalatte, utilizzato, molto comodo, se è identico a quella della Nespresso che ho a casa. Bollitore, piatti sporchi nel lavandino, ora li pulirò. Comunque molto carina, molto spaziosa, c'è tutto, una figata, evviva. Li ho già riempito di roba mia. Anzi, ve lo faccio vedere, dai. Spesa. Ok, mi sono portata al bimbi. Insomma, il contenitore è nella lavastoviglie, che è qui. Ho la lavastoviglie, che è una figata. E nulla, mi sono portata anche la parte per la vaporiera, che io non ho mai utilizzato in vita mia, non so perché l'ho portata qua. Comunque, la parte soggiorno, questo è un divano letto e questa è la televisione, che non è smart. Però siamo riusciti ad attaccare una Fire Stick e quindi si riesce a guardare anche Netflix, evviva! E poi soggiorno, mio computer, tavolo per lavorare. Fra l'altro, vedo che il tavolo si può anche aprire, ma tanto io sono sola come un cane, quindi insomma, non ho bisogno di aprire nulla. Il mio cavalletto, fedele compagno di call, anche quelle di lavoro ovviamente, anche perché come ben sapete non ho fatto alcun video. Camera da letto, stile Baita. Ah, qui ci sono le due porte e finestre, diciamo. Sono molto carine, è molto carina questa camera da letto, non sembrava così carina nell'annuncio, però invece sì. E vi faccio notare questa lampada per me e per la mia famiglia ha una storia. Poi magari ve la racconto, anzi ve la racconto subito. Il mio cane Chicca, quello prima di Marvel, voi non l'avete mai visto, a un certo punto aveva l'Alzheimer, non capiva più nulla, poverina, e la notte si perdeva, si incastrava nelle gambe delle sedie, del tavolo, cioè insomma è stato un semi-incubo. L'avevamo preso una lucina all'IKEA, questa è dell'IKEA, la riconosco. Per lasciarle acceso durante la notte, così almeno non si perdeva, non si al buio, diciamo. E nulla, questa è la lucina di Chicca. Ce ne sono due. Quando sono entrata mi si è crepato il cuore. A parte questo, tutto ok. Questa è la camera da letto. Ci sono un sacco di armadi che io non ho utilizzato perché la mia roba è ancora tutta nella valigia. Però insomma, va perché sono nella fase di crisi e non so se rimarrò qui un giorno in più. Mi sono portata questi libri più uno che ho sul comodino da qualche parte. Dove cavolo ce l'ho? L'avrò lasciato dentro il letto? Ho rifatto il letto con dentro il libro? Posso averlo fatto? Posso averlo fatto? Sì. Vabbè, insomma. E poi bagno. Ora vi faccio vedere. Qui c'è la zona roba sporca. Bagno è piccino, però insomma c'è tutto quello di cui ho bisogno. Ho portato la mia roba. Questo vestito mi sta proprio male. Mi sta proprio male. Cioè, mi si vede l'ombelico? Aspettate. Mi sta proprio male. Vabbè. Ma che brutto. Ora mi cambio. Comunque, ho portato pochi trucchi. Pochi ma buoni. Una sola palette, che è l'unica, cioè l'unica, è quella che uso maggiormente, che è questa qui. No, 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 no. Cioè, guardate. No, 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 no. Vabbè, comunque, questa di Murat, che è quella che uso maggiormente. Non si vede che la uso molto. Scavata. Cioè, voi non lo vedete, però. Anche tipo questi marroni, tipo quello lì. Un 2, 3, 4, questi 4. E vabbè, questo chiaramente lo uso sempre. Anche il nero è persino un po' scavato. Comunque, vabbè.
Questa è quella che mi serve. Vedete, alla fine servono poche cose. Questo dimostra che servono davvero poche cose. I due per le sopracciglia, qualche pennello, il mascara e ho dovuto ricomprare l'eyeliner perché mi era finito. Cioè, non è mia, è finito, l'ho lasciato a casa. Assorbente deodorante e lì che cosa ci ho messo? Ah, il kit per la laminazione. Vabbè, insomma, lunga storia. Ah, ho portato anche un profumo, io non metto mai il profumo però ce l'avevo nel beauty. Se devo mettere un profumo, quello che preferisco è questo Alien, questa è la versione da viaggio. Ma tanto non lo metto mai, quindi. Boh. E di qua ho portato la roba doccia. La doccia è molto comoda, devo dire che è spaziosa. E di qua ho portato la mia roba per i capelli, quindi shampoo, balsamo, varie creme e quello per lo styling, le due spazzole che uso e il phon per capelli ricci e una tinta. Poi ho portato la roba per le unghie, ne ho comprata dell'altra quando ero qui, quindi questi sono quelli nuovi, questi sono quelli che mi sono portati. E, sì, perché io quando sono in ansia mi strappo, vedete che qui non mi manca un dito di smalto, mi strappo le unghie dello smalto e quindi me li porto sempre dietro e poi almeno mi rilasso, cioè quando non so che cosa fare faccio questo. Varie medicine, contenitori, quello per farmi la ceretta. Fine. Ed eccoci in direzione Lampredotto. Effettivamente siamo riusciti ad andare da Aurelio, grazie a Dio, direi, e ha, oltre che Lampredotto, una miriade di panini che io sto cercando di inquadrare giusto per farvi avere un'idea. Fra l'altro ha dei prezzi che sono bassissimi, non so se vedete lì in alto, 3,50 euro un panino, roba che a Milano non ti danno neanche i fazzolettini per 3,50 euro. E di panini a Lampredotto ne ha una quantità smisurata, io ho preso quella all'uccelletto, quindi rosso, guardate la tipa che aspetta il mio ordine, e qui la mia fotocamera ha cominciato ad andare un po' normale, un po' erraliti, quindi quando è normale ve lo lascio normale, quando è rallenti mi doppio perché sennò sentireste wow. Allora. E questa parte che è quella chiaramente fondamentale in cui dovrei dire che cosa ne penso è ovviamente slow motion, vabbè, ma è una gioia. E quelle l'uccelletto sono praticamente rosso, come vedete, quindi col sugo. C'erano i fagioli e mi pare delle erbette, molto 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 buono. La carne è super sceglievole, non dovete farvi ingannare dal fatto che siano frattaglie. Sono frattaglie? Boh, comunque penso che il Lampredotto sia una parte di intestino, roba così, tipo trippa, un po' grassoso, però in realtà se è molto cotto diventa super scioglievole ed è delizioso. E dico anche che questo è delizioso, ma il mio preferito rimane comunque quello classico, cioè quello con la salsa verde. Io comunque ho una passione per la salsa verde, quindi probabilmente per quello. C'erano anche i fagioli, mosto e fagioli, sono tutta sporca. Non potete venirci con una che non conoscete perché vi sporchereste tutti, questo è poco ma sicuro, ma esperienza super consigliata. Però buonissimo, super buono. Fino all'ultimo morso. È buonissimo. Allora, punto il punto giusto è enorme, sazia, costa pochissimo, 3 euro. Io preferisco la versione normale, tornerò qui a prenderla, però onestamente è buonissimo. Dovete passare da Re Aurelio, il re di Lampredotto. Non si leggerà così, però fa niente, è una bomba. Ah. E ora posso andare a dormire per le prossime 8 ore. Invece che andare a dormire siamo passati da Piazza Michelangelo, che è uno dei posti che a questo punto preferisco di Firenze. Guardate che splendore. Ok, fa freddissimo. Siamo venuti in Piazzale Michelangelo e la vista è questa. Ed è una figata. Forse non è il massimo il tempo, però la vista è proprio bella. E voi vedete solo un pezzettino, poi continua di qua, di là, di là, di là, di là, ovunque. Smaltiamo il panino. Sì. Ok. Importante l'entusiasmo. E praticamente siamo sulla sinistra di Piazzale Michelangelo, c'è questa scalinata che porta a questa chiesa che è l'abbazia di San Miniato a Monte, credo si chiami così, qualcuno mi confondeva con nomi sbagliati che potrei testimoniare, ma sono troppo elegante per farlo, quindi ho tolto l'audio del video. In ogni caso, si arriva in questa chiesetta in alto che è molto bella anche dentro, magari vi faccio vedere un pezzettino perché ne ho filmato un pezzettino, e comunque è anche molto bella la vista, e fra l'altro non avevo per niente il fiatone, come sentirete ora. Madonna, Madonna,
Qui vendono i prodotti tipici che fanno... Ma è roba di cibo? Penso ai frati o le suore, no? Tornati a casa, abbiamo fatto una spesuccia per fare il brasato, non brasato, lo spezzatino bimbi. Non vi do la ricetta perché tanto è quella del bimbi, ve la linko in info box. E oggi proviamo a fare una roba strana che è il fufu. Senti? Fufu? Il fufu. Non ti si vede dietro intanto, ma questo è il problema. Non ti si vede il fufu, che è questa. Smettila, non ti si vede, ci sono io che impallo tutto, fidati. Dunque, oggi facciamo questa roba qua. Questa è una sorta di polenta che va di modissima su web a quanto pare, è fatta con la farina di platano. Non mi ricordo di che nazionalità era. Africana, ghanese. Ganese, e facciamo questa e l'abbiamo fatta con lo spezzatino perché si accompagna bene con lo spezzatino. Quindi proveremo a fare l'una e l'altra e vi farò vedere il procedimento di questa e non dello spezzatino, ovviamente. Ok, approfitto di questo momento in cui sono sola in casa per farvi vedere quanto sono fighe le decorazioni natalizie che abbiamo fatto quest'anno. Volevo fare un video in cui vi facevo vedere, però poi obiettivamente forse è meglio non farlo perché sono venute un po' amatoriali. Però in quanto amante di Harry Potter penso che apprezzerete, vi faccio vedere. Allora, non abbiamo l'albero ma abbiamo il davanzale di Natale e il lampadario di Natale e noi abbiamo fatto tutte le palline con le scritte di Harry Potter. Poi abbiamo fatto gli occhiali che sembrano più delle ovaie. Ah no, non sono queste le ovaie, sono le altre le ovaie. Ce n'è un'altra versione che è tremenda. Ah, eccole lì. Oh, questa è la mia preferita. Questa è senza dubbio la mia preferita. Poi abbiamo fatto il boccino d'oro con il Ferrero Rocher e poi il disegnino di Harry Potter, i 9 e 3 quarti, se li dobbiamo un'altra volta. Ah, le ovaie, eccole le ovaie. Sì, va bene. E nulla, guardate quante sono carine. Accio Christmas, e qui c'è un altro boccino. E poi ci sono i nostri nomi e li abbiamo pesi sul lampadario. Vediamo se trovo i nomi. Anche ce n'è un paio lì. ed eccoli. Allora, uno, due. E dov'è Pio? Pio. Eccola qua. E nulla. Ho approfittato per farvi vedere le nostre palline. Ah no, devo farvi vedere un'altra. Questa è molto bella. Ah, ce n'è anche una qui che è carina. Guardate quel carino il boccino. Questa è pure carina. E questo è quanto, niente albero quest'anno, abbiamo fatto così. È andata diversamente quest'anno, non so se l'avevate capito, ma è andata diversamente. Tu sei nuda e cruda. Fa un po' quello di Freud, avete presente? Vabbè. E nulla, sto aspettando di mettere le patate nello spezzatino e poi facciamo il famoso fufu. Chissà come verrà. È una roba appiccicosissima. Però deve essere buona, speriamo che sia buona. E la cosa particolare è che ho sentito che non bisogna ingoiare, cioè non bisogna masticare. È una roba tipo un impasto appiccicoso che si intinge nel sugo, e per quello si fa con lo spezzatino, e si butta giù intero così. Quindi boh, proviamolo. E ci siamo, allora mezzo litro d'acqua che bolle, farina di platano, preparato per... Una o due tazze c'è scritto, noi partiamo con una e vediamo com'è e poi e poi però si vede. Te la aggiungo via via, vai. Comunque hai preso una cosa troppo corta. No, non ci sono. Non ti bruci? Ho un mestolo di legno, no. Ingollata?
per me ancora. Dai. No, 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 aspetta, aspetta. Poi devi farmi. Devi... Ecco, vorrei dire che smaltiremo le calorie in questo modo, ma in realtà io non sto facendo un cazzo come sempre. Ok, secondo paio di braccia. Non si scolla più. Eh già, è invitante. Quando vuoi il cambio dillo, eh. Te lo tengo io di qua e tu tieni di là? Sì. Ok, ma bagnate si impasta. Me lo prenderò con entrambe le mani. Ok, grazie mille, ho apprezzato molto. Bene, vai. Ah, procediamo? Non va, io mi butto assaggio lo spezzo. Per me è troppo lento, io continuo a dirlo. Dai. Vai, sta roba. Ma non puoi dire. Allora. Loro hanno una manualità nel farlo. Infatti meglio che impastare bene. Vediamo un po' così. Se lui è capace riesco anche io. Cos'è? Mangia tofu. Non è che abbiamo. Non sta funzionando. Vabbè. Posso ridirlo? No. Puoi dirlo, mi sto scottando fortissimo, fra l'altro. È troppo lento, ve lo dico io, perché non è possibile sta scolla a questa maniera. Ma sì, forse è un po' lento. No, mangio lo spezzo di nuovo solo io. Beh, così, faccio così, me lo piazzo in bocca. E via. È buono. Ora vi faccio... Ok. Dai, cazzo. Se un ganese ti vede mangiare con la forchetta, non fa il culo. Facciamo come avete fatto voi. Non è male, sai. Digli al ganese che sto anche masticando. Dillo sì. Sto anche masticando. Allora, distrutti. Questo platano ci ha devastate. Comunque, forse la consistenza non era proprio quella giusta. Forse avremmo dovuto impastarlo con le mani bagnate. Forse avremmo dovuto mangiarlo con le mani bagnate. Fatto sta che è una roba tipo colla che ti si pianta in gola e ti intoppa tutto. Il purè. Cioè, noi abbiamo il purè. È così buono il purè. Il purè. Però ganesi... Tutto il resto del vostro cibo è delizioso. Non l'ho assaggiato, ma sono sicura che sarà buonissimo. E nulla, basta, ci sentiamo la prossima volta. Spero che comunque il video vi abbia incuriosito e interessato. Un bacione, a te.